L'azienda nasce circa 25 anni fa, siamo nati con dei piccoli quantitativi di fragole e con dei terreni che gestivamo per quanto riguarda l'uva da tavola. Piano piano, con molta attenzione, con molti sforzi, siamo riusciti ad andare avanti e oggi siamo qui. Per quanto riguarda i nostri ettari di coltivazione, su drupace siamo vicino ai 50 ettari, fragole siamo sui 50 ettari netti, l'uva da tavola siamo sui 20-25 ettari coltivati e abbiamo iniziato da pochi anni, da 3 anni, il lampone, dove anche all'interno del lampone utilizziamo un impianto automatizzato Netafim. Questo ci consente di riuscire a irrigare in una maniera più accurata, più determinata e nello stesso tempo più precisa, senza avere sperperi di acqua. Quindi questo ci ha favorito nel riuscire anche ad avere una qualità sia di pianta ma di frutti molto omogenea e molto uniforme. In questo caso ci troviamo in un campo di fragole, abbiamo circa 50 ettari coltivati a fragole sotto serra. Iniziamo la nostra raccolta già nei periodi invernali, vale a dire già da novembre con le varietà più precoci, per arrivare fino alle varietà più tardive fine maggio, metà giugno, proprio per coprire più mesi ed essere presenti sul mercato con i nostri clienti per un periodo più lungo. La Panagri è un'azienda che si occupa di irrigazione, ma soprattutto di sistemi di automazione in irrigazione. In questa azienda, per gestire meglio i settori, abbiamo fatto un sistema che è su misura per l'azienda. Essendo molte colture e soprattutto lunghe distanze, abbiamo pensato di automatizzare il tutto via radio, senza portare fili, tubicini. Quindi tutto il sistema è automatizzato da un punto centrale dell'azienda, che è questo box. Abbiamo praticamente creato dei settori con delle portate con un risparmio idrico notevole. Al fine di ottimizzare tutto il sistema di irrigazione, abbiamo gestito dei sensori di umidità che sono piazzati per le diverse tipologie di terreno. Tutti i sensori vengono gestiti in remoto. Da qualsiasi posto riusciamo a capire se effettivamente c'è bisogno di acqua, di concime o di irrigare o non irrigare. Ci sono 6 o 7 punti di controllo. Da un telefonino oppure da un PC riusciamo a vedere in qualsiasi momento la situazione attuale di umidità che abbiamo dove abbiamo posizionato il sensore. La partnership con Netafim inizia più di 30 anni fa e man mano siamo cresciuti con tutta l'automazione che c'è dietro. Oggi Netafim è l'azienda che a livello mondiale è più presente sul mercato, è più forte e dà più servizi. È un'azienda che ci ha fatto crescere molto, siamo cresciuti con lei. È un'azienda che riesce a gestire bene la goccia, quindi la risorsa idrica, con volumi e portate bassissime. Siamo davvero soddisfatti di questo. Questa azienda ci permette di vedere quello che sono gli effettivi benefici di un sistema automatizzato e gestito con un controllo preciso ed efficace della coltura. L'automazione permette di gestire in maniera oculata le risorse idriche, di fertilizzanti e di far funzionare i nostri impianti per le esatte necessità della pianta. In questa maniera è possibile rientrare rapidamente negli investimenti e risparmiare sia tempo che fertilizzanti nell'utilizzo degli impianti. Il vantaggio della fertirrigazione quindi ci permette di dosare in maniera oculata e precisa i fertilizzanti e i nutrimenti in relazione alle precise esigenze della pianta nel suo momento di maggior richiesta. Il sistema di automazione ha permesso anche di utilizzare un'ala, in questo caso un Typhoon Plus 12,5 mils, in maniera più efficace. Quindi abbiamo potuto utilizzare basse portate in maniera tale che la quantità d'acqua erogata alla pianta è stata fatta in maniera molto lenta e che permettesse il massimo assorbimento da parte della pianta degli elementi nutritivi e dell'acqua. Siamo riusciti a tenere questa qualità grazie sicuramente a un impianto di irrigazione curato, quindi sofisticato nei particolari. È molto dolce, molto buono, molto consistente. Vi consiglio di provare per credere.